buongiorno e buon pomeriggio a tutti quanti e siamo ancora qua. Siamo ancora qui con l'ordinanza che ci impone di tenere le palestre chiuse, ma contemporaneamente con la voglia di continuare a muoverci e, per quanto riguarda molti di noi, anche il bisogno di continuare a muoverci. Quindi benvenuti a questa nuova lezione in streaming. Oramai sta diventando un appuntamento ricorrente. Dunque, la lezione di oggi prevede degli esercizi come al solito con la pallina da tennis, che spero che vi siate procurati, anzi spero che dalle nostre ultime lezioni abbiate continuato ad usare regolarmente, e faremo poi invece degli esercizi sempre utilizzando la sedia. Oggi ci dedicheremo all'automassaggio dei piedi come sempre, ad esercizi di mobilizzazione e allungamento muscolare. Lavoreremo ancora le tematiche relative all'equilibrio e andremo invece a aggiungere un pochino più di esercizi di allungamento muscolare e magari anche qualcosina di un pochino più muscolare sulle gambe rispetto alle lezioni passate. Anche oggi, lo dico già per rassicurare quelli che odiano quel tipo di situazione, eviteremo gli esercizi a terra. Quindi vi invito a prendere posto sulla vostra sedia. Vi ricordo che la posizione ottimale è quella con la schiena staccata dallo schienale, di modo da cominciare a stimolare fin da subito la muscolatura dell'addome e del tronco per il mantenimento della posizione eretta. Ora, la pallina la appoggiamo a terra e vi consiglio come sempre di non appoggiare la pallina direttamente sul pavimento, perché premendola potrebbe scivolare via e la potreste perdere, ma di mettere qualche cosa, anche un semplice tappeto, al di sotto della pallina, di modo da poter lavorare in maniera molto più accurata. Ora, dalla posizione seduta, quindi con la schiena ben eretta, abbiamo detto, appoggiamo la pianta di un piede a vostra scelta sopra la pallina e cominciamo a fare un movimento di pressione e di rotolamento della pallina, andando dal tallone verso la punta del piede prevalentemente. Appoggio, premo leggermente, faccio rotolare e poi ripeto. Nel fare questo tipo di esercizio cerchiamo fin da subito di porre l'attenzione sulla qualità del movimento piuttosto che sulla velocità, perché in questo caso, ma in generale in tutti gli esercizi che andremo a fare oggi, lavorare lentamente ci permetterà di dedicarci maggiormente al controllo del movimento e quindi alla sua qualità. Nel fare questo movimento di rotolamento avanti e indietro con pressione, cominciate già a capire se ci sono dei punti della pianta del piede, solitamente sono relativi alla fascia centrale, che sono un pochino più fastidiosi e che magari hanno bisogno di un pochino più di tempo, di lavoro e di attenzione per cominciare ad ammorbidirsi. Tendenzialmente in quella parte centrale è collocata una grossa fascia muscolare relativamente al piede ed è una zona che va tendenzialmente sotto stress meccanico da sovraccarico. Ora passiamo a fare lo stesso lavoro sotto l'altro piede, cercando di tenere le dita del piede morbide, rilassate e non rigide, e cominciando a fare questo iniziale lavoro di massaggio. Questo lavoro lo faccio sempre all'inizio della lezione perché è un ottimo strumento di preparazione per ciò che verrà dopo. Di base, quando si va a lavorare l'equilibrio è necessario partire dal fondo, una buona e solida base di appoggio, una buona sensazione di presa di contatto con il pavimento sono infatti degli elementi imprescindibili per la funzione di equilibrio. Spesso noi abbiamo i piedi che, poverini, sono sottoposti a una serie di barbarie da parte nostra durante tutta la vita e che in realtà non sono più in grado di svolgere proprio al massimo la loro funzione. Perché? Beh, stiamo per esempio tantissimo tempo con le scarpe e quindi tutta la questione della sensibilità della pianta del piede e della quantità e qualità di informazioni che i miei recettori sulla pianta del piede sono in grado di raccogliere e inviare diminuisce progressivamente. Inoltre, tenere sempre i piedi chiusi nelle scarpe fa sì che anche la mobilità delle dita e di conseguenza la funzionalità sia delle articolazioni che della muscolatura del piede stesso vada piano piano diventando più povera.
Ora ritorniamo per favore con la pallina sotto al primo piede e procediamo andando ad aggiungere un po' di carico in questo modo. Il piede sta appoggiato sopra la pallina, il secondo piede si appoggia sopra al piede che c'è sopra la pallina ed entrambi i piedi esercitano una leggera pressione mentre la pallina viene fatta rotolare con la pianta del piede. Come vi ho detto prima, esistono dei punti che ovviamente sono più sensibili, a volte anche più fastidiosi. Una cosa è fastidiosi, una cosa è dolorosi. Laddove doveste sentire che ci sono dei punti della pianta del piede che proprio vi provoca dolore andare a trattare, vi consiglio di evitarli e di lavorare magari le zone attigue, cercando di andare a rilassare quella parte in forma riflessa. Ora, in questa maniera, con un piede appoggiato sopra l'altro, è possibile fare un lavoro molto più nel dettaglio. Aumentando la pressione, si riesce a regolare meglio la spinta della pallina sul pavimento, ma anche si riesce ad avere un controllo migliore del movimento di rotolata. Visto che la parte interna del bordo del piede solitamente è quella più fastidiosa e questa è una posizione in cui è magari più facile riuscire a governare la pallina, vi invito ad andare a stimolare quella parte già fin da ora, da seduti. Passiamo adesso la pallina sotto all'altro piede e andiamo a fare esattamente la stessa identica cosa. Quindi, che cosa sta accadendo nei nostri piedi mentre facciamo questo iniziale esercizio? Abbiamo detto che stiamo andando a ammorbidire la muscolatura massaggiandola. Parallelamente stiamo andando a risvegliare la sensibilità delle piante dei piedi. In aggiunta stiamo anche, e questo lo potete sentire già da voi, migliorando la circolazione dei piedi. Infatti quello che spesso accade facendo questo esercizio è che progressivamente i piedi ci sembrano più caldi. Addirittura quando la circolazione si attiva in maniera importante, qualcuno potrebbe addirittura avvertire una sensazione di prurito alle piante dei piedi. Proprio perché i piedi sono sottoposti a grande stress durante tutte le nostre giornate, durante la nostra vita, è questo un esercizio interessante da ripetere anche tutti i giorni. Per esempio, la sera, quando si sta seduti sul divano a guardare la televisione, ci si può dedicare 5 minuti a questo esercizio, che in realtà non richiede un grandissimo impegno, non richiede una grandissima attenzione e che comunque invece porta grandi benefici. Ora, togliamo la pallina da sotto i piedi per un istante e lasciamola appoggiata di fianco a noi, dove potremo recuperarla in un secondo momento quando ci alzeremo in piedi. Da questa posizione, ricordandovi di tenere la muscolatura del tronco ma contestualmente le spalle rilassate e le braccia morbide, andiamo nuovamente a lavorare con i piedi e questa volta faremo un lavoro dinamico in cui un tallone alla volta solleviamo i piedi da terra, in un movimento che deve essere ritmico, ampio e anche lento. Quanto ampio deve essere questo movimento? Inizialmente vi consiglio di sollevare non tantissimo il tallone, perché al sollevamento del tallone corrisponde un piegamento delle dita. Man mano però che faccio questo esercizio, devo cercare di andare a porre maggiore enfasi sul sollevamento del tallone e conseguentemente sul fatto di riuscire a piegare meglio le dita. Tutto questo perché alla fine i piedi funzionano in una qualche maniera come con le mani. Avere la possibilità di muovere bene tutte le dita e tutte le articolazioni delle dita è fondamentale, lo vedremo poi dai piedi, perché dà un aiuto molto molto grosso per il mantenimento dell'equilibrio. Ora, invece di eseguire questo movimento con un tallone alla volta, lo andiamo ad eseguire con tutti e due i talloni insieme in questo modo. Espirando sollevo i talloni e li tengo alti per un attimo e inspirando li riporto verso il basso. Quindi ci concentriamo sull'alzare il tallone da terra il più possibile e contemporaneamente sul piegare le dita. Nel fare questo esercizio facciamo anche attenzione a che cosa accade nelle restanti parti del corpo. Per esempio,
che il tronco non oscilli in avanti e indietro assecondando il movimento, oppure che le gambe non perdano quella loro impostazione iniziale. Durante l'esecuzione degli esercizi che andremo a fare insieme oggi, una delle richieste che vi farò più frequentemente sarà relativa alla posizione dei piedi, al fatto di controllare di avere i piedi tra di loro paralleli e che la larghezza che c'è tra i piedi sia la larghezza che c'è tra le ginocchia e che sia pari a quella delle ossa dei fianchi. Ora, da questa stessa identica posizione, riappoggiando i talloni a terra, portiamo i piedi avanti giusto di un pochino per rendere un po' più facile il movimento che andremo a fare ora. Un piede alla volta, sollevo la punta del piede da terra e anche la pianta e poi la riappoggio. Sollevo l'altro piede e poi lo riappoggio. Lo scopo generale è cercare di sollevare tutta la pianta del piede da terra lasciando solo il tallone come punto di vincolo sul pavimento, in modo da stimolare profondamente la muscolatura di questo pezzo della gamba, che è quella che si occupa appunto del sollevamento della punta del piede. All'inizio potrete avere difficoltà e una sensazione di grosso affaticamento facendo questo esercizio, ma è una cosa del tutto normale. Il muscolo che stiamo facendo lavorare in maniera molto analitica ora è un muscolo che tendenzialmente nel corso della vita, andando a modificare la tipologia di camminata che abbiamo, lavora sempre meno. Infatti questo muscolo lavora molto bene quando si cammina a passi bene ampi e fa sì che la punta del piede venga sollevata, di modo che quando si fa il passo poi il primo punto del piede che prende contatto col pavimento sia il tallone. Andando ad accorciare progressivamente l'ampiezza dei nostri passi, questo tipo di lavoro di sollevamento viene meno. Ora, sempre per stimolare lo stesso muscolo, faremo lo stesso esercizio sollevando entrambe le punte insieme. Una piccola nota, abbiniamo la respirazione. Quando butto fuori l'aria, sollevo le punte dei piedi, e quando sono arrivato al punto di massimo sollevamento, le tengo per un istante in quella posizione, forzando il lavoro della muscolatura prima di riappoggiare i piedi a terra prendendo aria. Perché dunque questo lavoro è fondamentale? Beh, innanzitutto perché quando questo muscolo lavora, il sollevamento della punta del piede durante la marcia è garantito. E questo significa banalissimamente che se per caso io sto camminando e inciampo in una piccola asperità del marciapiede, perché non sollevo la punta del piede, questa cosa può farmi perdere l'equilibrio e può farmi cadere. Mentre se io quando cammino sollevo correttamente la punta del piede, riduco notevolmente questo tipo di problematica. Inoltre, andare a lavorare questa zona è fondamentale perché mi aiuta a ripristinare quel meccanismo automatico che il corpo mette in atto nel momento in cui io, quando sono in piedi, perdo l'equilibrio andando all'indietro, e lo vedremo infatti tra poco quando anche noi ci alzeremo in piedi. Ovvero adesso, appoggiamo pure le piante dei piedi a terra un attimo e alzandovi lentamente, recuperando la pallina, andiamo a portarci dietro la sedia. Se per caso non ve la sentite di fare gli esercizi dalla stazione eretta, potete continuare a fare gli esercizi che faremo adesso di automassaggio con la pallina e poi di nuovo delle caviglie da seduti. Una volta dietro alla sedia, appoggiamo la pallina per terra. Ora, ve l'avevo già detto, come prima cosa vi chiederò di controllare la posizione dei piedi. Mettetevi per cortesia con i piedi a una larghezza pari a quella dei fianchi e paralleli tra di loro. Spesso, quando non ci facciamo caso, stiamo in piedi tenendo i talloni ravvicinati e le punte aperte in fuori. Invece io insisto affinché la posizione venga fatta a piedi paralleli, in modo da cercare di portare un lavoro il più simmetrico possibile su tutta la muscolatura della gamba. Allora, siamo
In stazione retta. Abbiamo i piedi paralleli alla larghezza dei fianchi, la sedia è qui davanti a noi e lo scopo principale della sedia è quello di fornire un aiuto materiale ma anche emotivo psicologico alla funzione di equilibrio. Che cosa significa questo? Che se io so di essere un po' traballante, lavoro tenendo le mani appoggiate alla spalliera della seggiola senza nessun tipo di problema. Ora, mettendo la palla sotto la pianta del piede destro, cominciamo nuovamente a fare quel movimento di pressione e rotolamento. La quantità di pressione abbinata al rotolamento in questo caso dovrebbe essere quella che le donne quando tirano la sfoglia sentono, no? Come tipo di lavoro che stanno facendo, premo e poi tiro. Ammesso e non concesso che vi siano ancora persone che tirano la pasta a mano. Come dicevamo prima, la spalliera della sedia è utile se ci sono problemi di equilibrio. Può essere anche utile se io temo di avere problemi di equilibrio, per cui mi appoggio e sono più tranquillo. Perché piuttosto che fare l'esercizio senza appoggiarsi ed essere poi tutti precari perché si teme di cadere, molto meglio appoggiarsi. In questo lavoro di pressione e rotolamento andiamo a recuperare quelli che erano i punti faticosi e fastidiosi della pianta del piede e andiamo a lavorarli adesso con un pochino più di intenzione. La stessa cosa la facciamo poi con il piede sinistro. Prima di partire con il massaggio verifichiamo la posizione dei piedi e poi diamo il via al lavoro. Un'altra piccola cosa che voglio farvi notare mentre continuate a massaggiarvi la pianta del piede è relativa alla distanza che mettiamo tra il corpo e la sedia. Posto che ci sono alcune persone che hanno bisogno di appoggiarsi alla spalliera della sedia, vi ricordo che stare con il corpo lontano e le mani appoggiate alla spalliera della sedia, inclinate in questo modo, è una cosa totalmente diversa dallo stare col corpo ravvicinato e le mani pur sempre appoggiate. Perché? Perché quando sto indietro con i piedi rispetto alla sedia, sono molto sbilanciato in avanti con il busto e ho tutto un carico sulle braccia che non mi serve assolutamente a niente. In più, essendo inclinato, non sto andando a fornire nessun tipo di informazione utile al mio corpo rispetto a qual è la posizione di equilibrio che dovrebbe mantenere nella vita di tutti i giorni e che tipo di meccanismi, azioni deve mettere in atto per il mantenimento di quella posizione. Ora, un ultimo esercizio con la pallina prevede che non si metta la pallina sotto al primo piede che abbiamo utilizzato e poi per partire a fare l'esercizio ci si metta nuovamente in quella posizione con i piedi alla larghezza dei fianchi paralleli tra di loro. L'esercizio si fa oscillando il peso del corpo da un piede all'altro. Ogni volta che torno con il peso del corpo sopra la pallina sposto leggermente il punto di pressione di modo da andare a premere un po' tutti i punti della pianta del piede, ivi compreso l'avampiede e il tallone, durante l'esecuzione dell'esercizio. Come lo faccio questo movimento? Lentamente e possibilmente abbinandolo a una respirazione ampia e profonda, il che significa che quando metto il peso sopra la pallina butto fuori l'aria e quando mi sposto dall'altra parte prendo aria. Se mi muovo lentamente ho anche la possibilità di capire se sto per andare a premere un punto dove sentirò male e mi fermo e torno indietro, perché di base la prima regola è mai sentire dolore durante gli esercizi. Ora, lo stesso tipo di movimento andremo a farlo con la pallina sotto al piede sinistro, verificando prima di partire la corretta impostazione delle gambe e poi espirando durante l'appoggio, inspirando quando tolgo il peso.
vedere che io sono in grado di stare più tempo e di mettere più carico sopra la gamba quando premo la pallina. Ora, interrompendo il movimento di oscillazione da un piede all'altro, possiamo per oggi archiviare la pallina. Come sempre vi ricordo di metterla in un posto dove non si corre il rischio che possa finirci poi tra i piedi durante l'esecuzione dei prossimi esercizi. Sfruttiamo ancora per un istante la posizione da in piedi e andiamo a replicare il movimento di talloni che si alzano e dita che si piegano. Potete farlo anche da seduti nell'eventualità. Ricordatevi, le mani appoggiate se ne avete bisogno. Un tallone si alza, le dita si piegano, inverto la posizione, si alza l'altro tallone. Vado trasferendo il carico da un piede all'altro, perdonatemi. In tutto questo la schiena è diritta e lo sguardo è rivolto davanti a voi per aiutare a impostare correttamente la posizione della schiena e favorire ulteriormente l'equilibrio. Mano a mano che faccio questo esercizio, che io abbia le mani appoggiate o che non le abbia appoggiate, quello che dovrei cercare è un attimo di sospensione prima di eseguire il cambio dei piedi, in modo da cominciare ad andare a stimolare un pochino più in maniera intenzionale la funzione dell'equilibrio. Tra l'altro, se fate attenzione alle dita dei piedi e a che cosa fanno le dita dei piedi mentre cerchiamo la posizione di equilibrio, comincerete a comprendere il famoso discorso di prima del perché era importante che, come le dita delle mani, le dita dei piedi acquisissero mobilità. E ora lo vediamo ancora di più nel dettaglio, perché con le mani appoggiate alla spalliera della sedia, e questo lo chiedo a tutti all'inizio dell'esercizio, e i nostri piedi sempre nella loro posizione che oramai dovrebbe essere acquisita, lavoriamo in questo modo, espirando, cioè buttando fuori l'aria, alziamo i talloni da terra e inspirando li riportiamo sul pavimento. Ora, il movimento di per sé è facile. Ci sono delle cose a cui però è importante fare attenzione. Diciamone alcune. Beh, la pancia. Cosa c'entra la pancia? C'entra, perché se io non tengo la parte centrale del corpo e quando vado a portare su i talloni porto avanti la pancia, in realtà creo uno sbilanciamento del corpo che potrebbe essere complicato da gestire. Allora qui scopriamo un secondo pezzo dell'equilibrio, e cioè gli addominali. Quando la parete addominale è solida, il corpo è tenuto in allineamento e quindi in posizione, e quindi è più facile che mantenga l'equilibrio. Poi provate a sentire che cosa fanno le dita dei piedi nel momento in cui io sono su, in equilibrio. Le dita dei piedi, vi accorgerete che come si conficcano nel pavimento, e anzi spesso, se riuscite a stare su un po' di più, sentite che si muovono un pochino come le dita di un pianista sulla tastiera, e sono tutti quei micro movimenti che le dita del piede fanno sul pavimento che si occupano della regolazione fine dell'appoggio e che quindi ancora una volta sono fondamentali per il nostro equilibrio. Ora, mani sulla spalliera della sedia, diamo un attimo di sollievo alle gambe stirando la muscolatura dei polpacci. Dunque, il piede destro sta vicino alla sedia, mentre il piede sinistro, perdonatemi, va indietro. Ora, alcune note. Se quando mettete il piede sinistro dietro, lo mettete esattamente dietro al destro, come se fossimo alle Olimpiadi di ginnastica artistica sulla trave, ci vuole un gran bel equilibrio per stare in questa posizione. Quindi il consiglio è: aprite, separando i piedi, portandoli uno più verso destra e uno verso sinistra, ampliando così la base d'appoggio e garantendovi un equilibrio migliore. La sedia è lì apposta, il piede dietro,
Lo scopo è stirare questo polpaccio. Se il tallone è appoggiato a terra, il polpaccio lo sentite tirare. Se tira troppo, basta portare il piede sinistro un pochino più avanti. Più il piede sinistro è indietro, con il tallone appoggiato a terra, più il polpaccio tira. Quanto deve essere la sensazione di stiramento là? Allora, immaginiamo una barra che ci dice che 0 è che non sento stirare niente e 10 è che sento stirare tantissimo, che è una sofferenza insopportabile. 6. Per oggi ci fermiamo a 6 come sensazione, ok? Ora, il piede sinistro lo portiamo davanti e il piede destro lo mettiamo dietro. Verificate nuovamente di avere i piedi separati uno dall'altro per avere una bella base d'appoggio. Verificate di avere il tallone destro appoggiato al pavimento. Altro piccolo dettaglio è rappresentato dalla posizione del piede destro. Se il piede destro ha il tallone girato in dentro e la punta in fuori, lo stiramento sarà molto, molto, molto minore. Il piede dovrebbe stare diritto con il tallone esattamente allineato dietro le dita, così lo sentite tirare. Altra piccola aggiunta, se pieghiamo un pochino il ginocchio della gamba davanti, ovviamente senza staccare il tallone dietro, lo stiramento si sente ancora di più. La sedia è qua per aiutarci con l'equilibrio, ma evitiamo di collassare sulla sedia o di aggrapparci disperatamente e manteniamo la posizione sentendo l'allungamento del polpaccio destro. Ora riportiamo entrambi i piedi vicino alla sedia e torniamo a sederci per un attimo. Quando saremo nuovamente seduti sulla sedia, ci vorrà un attimo di tempo per recuperare la sensazione della posizione corretta che abbiamo impostato all'inizio. Allora, la schiena eretta, con la parete addominale e i muscoli del dorso che mi tengono diritto. Lo sguardo è davanti, le spalle e il collo sono rilassati. Ora, i piedi sono appoggiati sul pavimento paralleli tra di loro, stessa distanza delle ginocchia e stessa distanza delle anche. Da questa posizione, ora cominciamo un piccolo lavoro di mobilizzazione delle anche e della colonna che faremo così. Lasciate il sedere davanti, andiamo indietro con la schiena a cercare lo schienale della sedia, assumendo una posizione un po' stravaccata, va bene. Se da questa posizione non riuscite ad appoggiare bene i piedi a terra, questo potrebbe essere perché avete scelto una sedia troppo alta. Allora, i casi sono due. O cambiamo sedia e ne scegliete una un po' più bassa, oppure prendete una scatola di scarpe o un volume dell'enciclopedia e lo infilate sotto i piedi in modo che faccia una specie di rialzo. Da questa posizione quello che faremo inizialmente è questo. Buttando fuori l'aria portiamo un ginocchio verso il petto e poi riappoggiamo la gamba giù e buttando fuori l'aria solleviamo l'altra gamba e riappoggiamo la gamba. Dunque, soffio e salgo, respiro e scendo. Soffio e salgo, respiro e scendo, ma decisamente più lento di così il movimento, perché cosa deve succedere? Quando soffio, porto sulla gamba, butto fuori l'aria cercando di svuotare completamente i polmoni prima di scendere. Inoltre, il tempo in cui sto qua, con la gamba vicino al petto, svuotando i polmoni, io lo uso per tirare maggiormente con la muscolatura e vedere se per caso rispetto alla posizione iniziale riesco a guadagnare ancora qualche millimetro di chiusura della gamba verso il busto. Quindi cosa faccio? Quando butto fuori l'aria tiro dentro la pancia, attivo la parete addominale, tiro con la gamba verso di me di modo che tutta la muscolatura di questa regione lavori.
adesso uniamo il lavoro delle braccia, per cui quando la gamba viene vicino, la prendo con entrambe le mani e sempre buttando fuori l'aria, questa volta la porto verso di me, dandomi un aiuto con le braccia. La tiro verso di me e quando ho finito di svuotare i polmoni, riappoggio il piede a terra e faccio lo stesso lavoro con l'altra gamba. Mentre continuate a fare questo movimento, volevo farvi presente un paio di dettagli. Il primo riguarda il lavoro della parete addominale. Quando tiro la gamba verso di me e butto fuori l'aria, cerco di tirare dentro la pancia quanto più posso, come se mi dovessi allacciare un paio di pantaloni che è diventato un po' stretto in vita. L'altra cosa che vorrei farvi notare è il lavoro del collo e delle spalle, che non esiste, non deve esistere. Io non ho bisogno di fare questo lavoro con la muscolatura del collo o delle spalle per portarmi la gamba vicino al petto. La sensazione deve essere solo relativa al braccio. Il gomito lavora, il collo e le spalle rimangono rilassati. Questo anche perché è inutile andare a aumentare il carico e la tensione in una zona che già di per sé è sottoposta a grosso stress meccanico. Riappoggio ora entrambi i piedi sul pavimento e recupero la posizione eretta della colonna. Adesso appoggio le mani dietro di me sulla sedia. Facciamo un piccolo lavoro sempre di respirazione abbinato alla mobilizzazione della colonna per tornare poi a lavorare con le gambe. Questo esercizio l'abbiamo già visto anche nelle lezioni precedenti ed è fatto in questo modo. Quando svuoto i polmoni, possibilmente dalla bocca, facendo uscire l'aria come se fosse un sospiro, arrotondo la colonna, rilasso le spalle, porto la fronte verso la pancia e tiro la pancia in dentro. E mantengo questa posizione curva per tutto il tempo della espirazione. Ricercate proprio la sensazione di polmoni completamente vuoti. A seguire, prendendo aria dal naso possibilmente, andremo a raddrizzare la schiena e aiutandoci con la spinta delle braccia sulla sedia, estenderemo bene la colonna e cercheremo di portare le spalle indietro, chiudendo le scapole e aprire il petto. Quando poi ci sarà bisogno di espirare, perché saremo pieni d'aria fino a qua, buttando fuori l'aria dalla bocca, ritorneremo di nuovo con la schiena in posizione curva. Quindi, respiro, prendo aria dal naso, stendo la colonna, apro il torace, chiudo le scapole, naso che prende aria, collo che rimane dritto, fuori l'aria, schiena che diventa tonda, usate la bocca, arrotondo, arrotondo, arrotondo la pancia, vai in dentro e mantengo fino a che i polmoni non sono completamente vuoti. Quindi, mentre proseguite con l'esecuzione dell'esercizio, vi invito a riflettere su due tematiche. Stiamo passando da un movimento di colonna il più curvo possibile a il più esteso e aperto possibile. Stiamo passando da uno stato di polmoni il più vuoto possibile a uno stato a polmoni riempiti al massimo. Quindi, da un estremo all'altro, sia per quello che riguarda il movimento di flesso e estensione della colonna, che per quello che riguarda la respirazione. Questo esercizio, che vi pregherei di fare ancora per un paio almeno di respirazioni
cercando di adattare la velocità del movimento alle vostre necessità respiratorie, è importante anche perché lavora sulla muscolatura che si occupa di tenere il pezzo alto della schiena al suo posto, la muscolatura in mezzo alle scapole, che è quella che spesso, conducendo una vita sedentaria, smette di fare il suo lavoro e dopo un po' ci ritroviamo con la schiena curva e spesso un sacco di problemi al collo, alla cervicale, perché quando poi abbiamo la schiena curva, per compensare e guardare davanti, andiamo a stressare meccanicamente una muscolatura che non dovrebbe fare tutto quel lavoro. Ora, la prossima volta in cui ci ritroviamo con la colonna bene distesa, in questa posizione, lo sguardo rivolto in avanti, togliamo le mani dalla sedia e manteniamo la colonna eretta grazie alla muscolatura che abbiamo appena stimolato. Ora, ancora una volta vi invito a alzarci e andare a posizionarci dietro alla sedia. In qualsiasi momento decidiate che siete stanchi o volete fare una pausa, fatela senza nessun tipo di problema. Come avrete notato, non stiamo contando le ripetizioni degli esercizi, proprio per far sì che ciascuno di voi possa trovare il suo ritmo di esecuzione e contemporaneamente possa sentirsi libero di interrompere l'esercizio nel momento in cui si sente realmente affaticato. Ora, con le mani appoggiate alla sedia, e all'inizio direi che questa richiesta vale per tutti, anche per coloro che si sentono super stabili, iniziamo a fare una specie di marcia sul posto, sollevando prima un piede e poi l'altro. Prima un piede e poi l'altro. Mentre eseguo questo esercizio, già sto facendo lavorare una serie di sistemi, tutti nello stesso momento. Per fare un esempio, sto obbligando il mio corpo a passare da un appoggio su due piedi a un appoggio su un piede, di nuovo su due e poi di nuovo su uno, che è uno dei presupposti fondamentali per camminare. Quando io sono fermo su due piedi, ho il carico distribuito in maniera uguale. Quando devo iniziare a camminare, il mio corpo in automatico svincola un piede che poi io sposterò per iniziare a camminare. Ed è quello che spesso, quando accadono quegli episodi di freezing, il corpo non è più in grado di fare in maniera automatica. E qui noi gli stiamo ricordando come si fa. Ora, durante l'esecuzione dell'esercizio, se vi sentite a vostro agio, potete anche appoggiarvi solo con la punta delle dita o addirittura senza mani, dobbiamo andare a modificare i tempi, cioè dobbiamo andare ad inserire una sospensione del movimento quando mi trovo con la gamba sollevata. Questo per andare a stimolare maggiormente la funzione di equilibrio. Ora, ricordatevi che se la gamba sale molto velocemente, è importante, è fondamentale essere dotati di un ottimo equilibrio, perché la rapidità frega. Anche l'altezza della gamba potrebbe trarvi in inganno, perché se sollevo molto la gamba ma non ho le anche mobili, i fianchi mobili, sbilancio la colonna e vado in una posizione che sicuramente, non essendo in asse, può non essere il massimo per tenere l'equilibrio. Quindi lavorate lentamente e non ha importanza se la gamba arriva con la coscia parallela al pavimento. Quello che è importante è invece che nel momento in cui acquisisco la posizione di equilibrio io sia in grado di tenerla per alcuni istanti. Ora riappoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e ancora una volta vi devo rompere le scatole sulla posizione. Paralleli. Larghezza dei fianchi, mani appoggiate sulla spalliera della seggiola a questo punto. Vincolate bene i talloni a terra, sentiamo tutta la pianta del piede appoggiata al pavimento. E facciamo un piccolo piegamento delle gambe e poi una distensione.
Quando vado giù, premo le piante dei piedi nel pavimento e poi salgo. Scendo e salgo. Mentre faccio questo movimento, faccio attenzione a una serie di cose. E adesso, mentre voi lo eseguite, io ve le dico e vediamo se funziona tutto. I talloni devono rimanere appoggiati per terra. Le ginocchia devono rimanere in asse, non possono né convergere né girarsi verso l'esterno, provocando il sollevamento del bordo del piede che corrisponde all'alluce. Il tronco deve rimanere eretto. Se quando io mi piego vedo che lo schienale della sedia viene verso di me, è perché in realtà, più che piegare le ginocchia, ho piegato il tronco in avanti. Ma lo scopo dell'esercizio è piegare le ginocchia per far lavorare un po' i muscoli delle gambe. In qualsiasi momento vi dovessero fermare le gambe o le ginocchia, interrompete l'esercizio. Adesso andiamo a unire due movimenti. Uno è questo e uno lo abbiamo visto prima, nel primo blocco di movimenti che abbiamo fatto da in piedi. Attenzione, le mani sulla spalliera della sedia, i piedi paralleli tra di loro, piego le ginocchia, i talloni stanno nel pavimento, stendo le ginocchia, i talloni lasciano il pavimento e poi torno giù. Quindi vado giù, stendo, continuo il movimento di salita portando il peso verso gli avampiedi, riappoggio i talloni a terra, ripeto, piego, stendo, sollevo e appoggio. Continuate con questa sequenza facendo 4 movimenti distinti, senza far sì che la richiesta di fare più cose faccia venire fuori una specie di polpettone di tutti i movimenti. Piego e fresto, attenzione al piegamento. Stendo le ginocchia fino in fondo, tengo l'addome, stacco i talloni, scendo lentamente riappoggiando i talloni a terra per poi ripartire con il piegamento. So che vi avevo chiesto di fare l'esercizio con le mani appoggiate alla spalliera della sedia. Questo non significa che se volete provare a togliere mano, appoggiare solo le dita, voi non potete farlo. In realtà potreste anche farlo senza appoggiare le mani, ma dovete essere certi di riuscire a tenere l'equilibrio, perché piuttosto che farlo fatto male, lo facciamo con le mani appoggiate alla spalliera della sedia. La prossima volta in cui ci troviamo con i talloni appoggiati al pavimento, ci fermiamo qua. E ancora una volta con le mani appoggiate alla spalliera della sedia, andremo a allungare la muscolatura della parte posteriore delle gambe. Dunque, partite già con i piedi alla larghezza pari a quella dei fianchi, le mani bene appoggiate alla spalliera della sedia. Da questa posizione spostiamo progressivamente i piedi all'indietro. In qualsiasi momento dovreste sentire che le gambe tirano troppo, vi ricordo che potete anche piegare le ginocchia, le gambe tireranno immediatamente meno. Lo scopo dell'esercizio è quello di spostare i piedi indietro e poi fare scendere lentamente il busto. Ora, in una situazione di perfetta elasticità, potrei creare un angolo retto tra il busto e le cosce, tenendo ovviamente le gambe distese. Però non è detto che questa fantastica situazione di allungamento muscolare sia alla portata di tutti, quindi ci accontenteremo di una serie di step intermedi. Per esempio,
possiamo non avere la schiena perfettamente piatta, ma avere il dorso curvo e il nostro angolo tra il busto e le cosce può non essere un angolo retto. Le nostre gambe possono essere anche un po' piegate. La cosa importante è che le spalle siano abbandonate e la testa sia rilassata in mezzo alle braccia. E soprattutto, cosa più importante di tutte, è che in questa posizione, in cui si deve avvertire uno stiramento che può partire dai talloni e a volte arrivare fino alle spalle e alla nuca, in realtà si avverta lo stiramento e non il dolore, e che nessuno si faccia prendere dalla brillante idea di spingere per stendere le gambe a tutti i costi oppure spingere per scendere con il busto a tutti i costi, perché quelle sono quelle situazioni in cui il corpo poi non è tanto felice e ci fa pagare le conseguenze. Ora, da questa posizione, anche se avevate le ginocchia stese, piegatele leggermente e poi camminando piano piano ritorniamo con i piedi vicino alla sedia, e una volta in cui saremo tornati con i piedi vicino alla sedia, tenendo le mani sulla spalliera, raddrizzeremo piano 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 la schiena con le mani appoggiate in modo da essere anche appoggiati e sicuri nel caso sollevandoci ci venisse un giramento di testa. Ora, da questa posizione in piedi, giuro, faremo l'ultima piccola sequenza di esercizi e poi andremo a concludere la lezione di nuovo da seduti. Abbiamo come sempre la sedia a portata di mano per le questioni di equilibrio. Abbiamo come sempre i piedi paralleli appoggiati a terra. Ah, recuperiamo un attimo quel lavoro che facevamo prima di sollevamento alternato delle ginocchia. Esattamente come facevamo prima, ci saranno le grandi due tematiche: lo spostamento del carico da una gamba all'altra, la ricerca di un pezzettino di equilibrio. Ora però interrompiamo un secondo il movimento e mettiamo bene il peso sopra la gamba sinistra, perché faremo lavorare per un attimo soltanto la destra. La gamba destra farà solo lei ciò che aveva appena fatto in maniera alternata, cioè sale e scende, sale e scende. Quando porto giù la gamba destra ho tre diverse possibilità. La prima, riappoggio il piede a terra ogni volta, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio. Oppure, un po' più difficile, sollevo e quando torno giù, tocco giusto con la punta del piede il pavimento e poi riparto. Un pochino più complesso per l'equilibrio, un pochino meno complesso perché ho tolto il problema di passare da doppio appoggio ad appoggio singolo. La versione ancora più difficile dell'esercizio prevede che la gamba destra vada su e giù e che il piede destro, il pavimento, non lo tocchi. Più complesso ancora per l'equilibrio e anche perché un po' la gamba si stanca più velocemente. Qualsiasi di queste tre versioni abbiate scelto, ricordatevi che la potete fare con mani appoggiate o senza mani appoggiate. E confidando nel fatto che mentre io vi spiegavo l'esercizio voi l'abbiate fatto, possiamo adesso interrompere il movimento con la gamba destra, mettere invece il peso del corpo sulla gamba destra e far partire lo stesso tipo di lavoro con la gamba sinistra, sollevamento e discesa. Anche qua le tre possibilità, riappoggiando il piede a terra tutte le volte, riappoggiando soltanto l'avampiede, non appoggiando più il piede a terra, con mani appoggiate, senza mani appoggiate, basta che la schiena sia dritta, l'equilibrio sia stabile e lo sguardo sia rivolto in avanti. E poi riappoggiamo per un attimo entrambi i piedi sul pavimento. Ora, l'ultimo esercizio che ho promesso di farvi fare dai piedi riguarda sempre il movimento alternato delle gambe e useremo ancora una volta l'appoggio della spalliera per darci la mano con l'equilibrio. Invece di portare le gambe alternate in alto, le porteremo alternate in fuori.
Quindi porto una gamba in fuori, la riporto giù, porto l'altra e la riporto. Attenzione! Alcuni piccoli dettagli. Il primo. L'altezza che decidete di dare alla gamba è mediamente irrilevante, anche perché se io sollevo molto la gamba e non sono mobile, rischio di andare a creare una compensazione con il tronco. Non ci interessa. In teoria, tutto questo pezzo del mio corpo dovrebbe stare perfettamente immobile mentre le gambe sotto viaggiano in maniera indipendente. Anche la velocità con cui portate in fuori la gamba ha una sua importanza. Se la gamba esce veloce, il corpo deve compensare in maniera rapida tutta quella quantità di energia. Se la gamba esce pianino, è più facile. E poi, come sempre, se le mani sono appoggiate, è più facile che senza mani. E siccome sono di parola, questo era l'ultimo esercizio da in piedi e possiamo finalmente andare a sederci per l'ultima volta qua sulla nostra sedia per la parte conclusiva di questa lezione. Ora, potrebbe anche essere che questi ultimi esercizi fatti da in piedi vi abbiano fatto venire un po' di fiatone e quindi la parte finale di questa lezione ha anche lo scopo di far rallentare le pulsazioni, rinormalizzare la respirazione. Ora, la schiena è sempre staccata dallo schienale. La muscolatura del tronco lavora sempre per tenerci in posizione. Anche i piedi sono alla larghezza dei fianchi e sono paralleli tra di loro, come lo sono stati per tutta quest'ultima ora. Incrocio le braccia. La mano destra prende il gomito sinistro e la mano sinistra prende il gomito destro. Usando il naso, prendo aria e porto le braccia verso l'alto, fino dove arrivo. Buttando poi fuori l'aria, uso la bocca e riporto le braccia in basso. Il movimento è solamente questo. Dentro l'aria dal naso, braccia su. Fuori l'aria dalla bocca come se fosse un sospiro, braccia giù. Sarebbe bello che le braccia arrivassero a circondare la testa o andassero anche oltre, ma non è fondamentale. Soprattutto non è fondamentale nel momento in cui, per esempio, non riuscite ad andarci perché avete male alle braccia o alle spalle. Vi pregherei di non forzare la posizione. Arrivo fino dove riesco, mi concentro sulla respirazione e poi torno giù. Se invece le braccia o le spalle non vi fanno male, potete provare a allargare un pochino la presa e invece di afferrare il gomito, afferrare l'avambraccio per vedere se le braccia riescono a fare un movimento più ampio. Comunque, a carattere generale, dimenticatevi l'ampiezza del movimento in questo frangente, dedicate l'attenzione alla ampiezza della respirazione e cerchiamo di prendere realmente quanta più aria possibile dalle narici e se quando siete arrivati con le braccia al vertice del movimento avete ancora spazio per respirare, mantenete la posizione delle braccia che avete acquisito e continuate a prendere aria fino a che non siete pieni d'aria, che vi sembra di scoppiare. E allora, soltanto allora, buttando fuori l'aria dalla bocca, fate scendere le braccia e anche qui, quando siete arrivati qua giù e c'è ancora aria da svuotare, state con le braccia rilassate e svuotate, svuotate, svuotate i polmoni. Potrebbe esservi utile fare questo movimento ad occhi chiusi in modo da focalizzare ancora meglio l'attenzione sulla respirazione. Ora, con la prossima inspirazione vi invito
acqua a polmoni pieni il più a lungo possibile. Riempite i polmoni e trattenete l'aria, trattenetela fino a che proprio sentite che non state per scoppiare, che il vostro corpo vi dice basta, buttalo fuori, e solo allora, buttando fuori l'aria, riporteremo le braccia giù e a questo punto le rilasseremo. E a dimostrazione del fatto che la nostra lezione è finita, vi concederò anche di appoggiarvi per un istante con la schiena alla spalliera della sedia. Allora, piccole note in conclusione di questa lezione. Al di là del fatto di ringraziarvi ancora una volta per aver fatto del movimento insieme a noi, resta che ci vediamo nuovamente venerdì, sempre alle 15. Procuratevi la solita pallina e la fascia di tessuto o il foulard o l'asciugamano, quello che avete usato nelle lezioni precedenti, ma ai noi anche forse un cuscino, un bel cuscino grande, non perché ci stenderemo a terra, ma perché lo useremo a fare degli esercizi. Nel ringraziarvi ancora una volta, vi ricordo che siamo a vostra disposizione per tutte le domande che aveste da porci in relazione agli esercizi che abbiamo svolto oggi, ma anche a tutte le attività dell'associazione che ci auguriamo, noi come voi, potranno riprendere il più presto possibile. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio!